Il centro commerciale Le Vele di Desenzano ha ospitato nella propria galleria gli stand del progetto Fantasia e Natura. Tema e filo conduttore delle esposizioni presenti, la fantasia delle manifatture, l'unicità dei prodotti, il biologico, la natura ed il benessere. Sì, allora Fantasia e Natura innanzitutto è un progetto e comprende sia la parte dedicata alla fantasia, quindi la creatività italiana, e la natura, magari dopo ne parliamo dopo, riguardo il biologico. Per quanto concerne fantasia, cioè queste due giornate, sabato e domenica, è tutto inerente alla creatività in tutte le sue forme, quindi dal riciclo dei materiali, alla ceramica, il vetro, la plastica, tutto ciò che riguarda il mondo della creatività. Per quanto riguarda le cose che sono state appunto visionate, riguardano proprio il riciclo del materiale, quindi l'upcycling, come si suol dire in gergo, e in realtà queste sono la rappresentazione di alcuni dei creativi che io tengo nel negozio, insomma, che ho a Padova, che abbiamo creato da qualche anno e ospitiamo tutti questi creativi in Italia, da tutte le parti d'Italia. In particolar modo ci sono dei creativi, delle persone che fanno le borse con le camere d'aria dei camion e delle biciclette, utilizzando le cinture di sicurezza, non so se si riesce a vedere, come tracolla, quindi tutto ciò che riguarda la pelle, sono quelle dei divani della Natuzzi che poi nei campionari verrebbero buttate via, tutto riciclo dei materiali. Questa invece è un'altra realtà, è un'altra creativa che realizza collier fatti completamente con le cravatte, quindi le cravatte vintage. Quindi ci occupiamo di biologico, di benessere naturale, e non solo il biologico alimentare ma anche non alimentare, quindi la cosmetica biologica vegana, gli incensi di una certa qualità ovviamente, gli oli essenziali, l'abbigliamento e poi alcuni produttori del biologico che vengono non solo dalle vicinanze ma anche, diciamo, anche dal Veneto. Ho portato il mio bosco fatato, quindi tutti i personaggi di fantasia, folletti, fatine, spiritelli, streghe e anche qualche personaggio un po' particolare. E poi ho aggiunto, chiaramente siamo in un momento, ci avviciniamo al Natale, quindi mi sembra normale che ci sia nella mia produzione anche un presepe e degli angioletti. Tutti i ciabattini in lana cotta artigianali fatti da me, sono tutti quanti prodotti in lana cotta o in lana infeltrita, tutti i regali per Natale, sono tutte cose comode. Allora, queste sculture sono, una rappresenta il Natale, è stata donata da un'associazione culturale in Vaticano l'anno scorso. L'altra, questa donna, rappresenta una cariatide che è nella cattedrale di Madrid, su un capitello della cattedrale di Madrid, che scaccia gli spiriti malvagi. E poi quello è un Cristo che mi fu commissionato qualche anno fa e sta a Toledo, la versione integrale di questo Cristo. Questo è estrapolato solo il Cristo da tutto il quadro. Lavoro la ceramica, prevalentemente la tecnica di cottura si chiama raku. Adesso sto facendo delle perle fatte a mano. Una volta finite verranno biscottate in forno a 900 gradi, poi darò il colore e le rimetterò in forno per la seconda cottura. La tecnica che uso io appunto consiste nel togliere dal forno la seconda volta il pezzo sui 900 gradi e buttarlo nella segatura. La segatura prende fuoco e crea degli effetti o un'alterazione dei colori, oppure la segatura bruciata penetra nelle fessure del vetro che, sentendo freddo, si screpola, creando tutto un craquelé nero. Da qualche anno mi diletto a lavorare le resine, le paste sintetiche o paste polimeriche, con le quali realizzo una linea di gioielli molto creativa e innovativa. Insieme alle paste sintetiche adopero delle pietre dure, quarzi, cristalli,
e diciamo che le forme sono forme fantastiche che nascono in base all'ispirazione che mi dà la pietra in quel momento. Ho portato delle lampade in legno che faccio io e la mia compagna. Prendiamo il pezzo nel bosco di quello che ci ispira e cerchiamo di trasformarlo in un bello oggetto di arredamento. Sono molti anni che lavoro nel settore della terracotta, specialmente per le riproduzioni, diciamo, del passato greco, romano e etrusco. Lavoro ancora per diversi musei. E dal momento che non tutti sono interessati all'archeologia, ho anche inventato delle cose mie. Posso far vedere? Ecco, allora per esempio questo che è un semplice luna diventerà poi il sole ruotando. È un'azienda agricola a conduzione familiare, interamente a conduzione biologica. E tutti i prodotti sono prodotti aziendali. E partiamo dalle mele, di cui facciamo il succo. Poi con l'aceto, passiamo all'aceto di mele e dall'orto ricaviamo la passata di pomodoro e in base alle stagioni e alle eccedenze dell'orto produciamo vari lavorati. Quel tipo di mele che non sono state trattate in laboratorio, che non hanno bisogno di aiuti da parte dell'uomo. Infatti noi i nostri meli li trattiamo solo in un modo, perché li trattiamo con amore. Alcuni anni fanno produzione, altri anni meno, ma questo è il ciclo naturale. Proponiamo la nostra produzione di cosmetici certificati bio, naturalissimi, pochi ma efficaci. La roba che usiamo tutti quanti i santi giorni, a partire dal bagno doccia, lo shampoo, le creme mani, il detergente intimo e qualche coccola in più con un paio di creme viso e crema corpo, tutto quello che serve in normale utilizzo. Io coltivo piante officinali, lavanda in particolare, ma anche mente e rosmarino. Distillo, quindi produco olio essenziale e idrolato, con la quale costruisco delle profumazioni molto semplici. Sono prodotti erboristici, sono i principi attivi principali dei nostri prodotti, provengono dal nostro territorio. Infatti la nostra filosofia è quella di promuovere le erbe, le piante officinali comunque del nostro territorio, e non utilizziamo processi termici o solventi per trasformare i nostri prodotti. Sono biologici e proponiamo sia creme che gemoderivati, tintura madre e anche oleoliti o oli essenziali. E mi occupo della vendita e distribuzione per tutta la Lombardia di cuscini terapeutici con noccioli di ciliegie, marchio svizzero Natur Produkte, con dispositivo medico. Sono dei cuscini che all'interno appunto hanno i noccioli delle ciliegie, vanno o riscaldati nel microonde o nel forno o raffreddati in congelatore e si usano per qualsiasi tipo di dolore. Il caldo, che è un caldo secco ed asciutto, è la particolarità proprio del nocciolo di ciliegia, è un caldo senza umidità, è terapeutico in caso di contratture muscolari, cervicale, mal di schiena, crampi addominali, sciatalgie, eccetera. Il freddo da freezer si usa proprio al posto della borsa del ghiaccio. Anche il freddo è un freddo secco e lo possono usare tutti, dal neonato al centenario, senza problemi perché non hanno controindicazioni. Sono totalmente naturali.